Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Sesto Network, la 26ª puntata di Biblioboom. Oggi io e Francesco abbiamo deciso di iniziare un po' così, in modo un po' più soft, un po' più tranquillo rispetto a tutte le altre volte, e subito dopo la nostra sigla vi abbiamo fatto ascoltare una carrellata di canzoni, di colonne sonore scritte dal grande Ennio Morricone che ci ha lasciato qualche giorno fa. E quindi ci sembrava doveroso, ecco, citarlo e dedicargli 5 minuti della nostra trasmissione. Buongiorno, Francesco. Buongiorno, buongiorno radioascoltatori di Sesto Network, sono le 10:36 su Sesto Network. Abbiamo iniziato, secondo me, come bisognava iniziare oggi, con questa meravigliosa carrellata. Carrellata che per noi è di 5 minuti, però racconta una vita di una professionalità pazzesca. Ennio Morricone, due Oscar, poi adesso Elio se ci racconterà bene però un grande italiano che ha portato l'Italia in giro per il mondo grazie alle sue meravigliose colonne sonore. Colonne sonore che sono state importantissime. Oggi in questo piccolo mix che abbiamo preparato insieme ad Helios, siamo passati da Per un pugno di dollari a Revolver, 900, Mission, Il mio nome è nessuno, Il buono, il brutto, il cattivo, Giù la testa, C'era una volta il West e Nuovo Cinema Paradiso. Nuovo Cinema Paradiso. Ragazzi, abbiamo elencato pochi film, ma che sono dei colossi mondiali della pellicola cinematografica che ancora adesso è disponibile. Perciò, se avete piacere e voglia e se volete riascoltare musiche meravigliose, potete rivedere questi film o riascoltare queste meravigliose colonne sonore. Naturalmente troverete tutto nelle nostre biblioteche, avrete poi la possibilità di poter prenotare o prendere questi fantastici, fantastici film. Elios, meglio di così non si poteva iniziare. Eh sì, dai, questo è stato forse l'inizio più, uno dei più belli sicuramente di tutte le Emozionante. nostre. Sì, emozionante di sicuro. Che poi, come dicevi te, abbiamo citato, sì, forse i più famosi, ma se fossimo andati ancora a scavare un po' di più, ne avremmo trovati altrettanti famosi, perché lui ha collaborato alle colonne sonore di veramente tantissimi, tantissimi film, ha vinto due Oscar, poi tra l'altro uno dei pochi italiani che è riuscito a raggiungere questo Obiettivo, traguardo, traguardo. che poi un Oscar è addirittura l'Oscar alla carriera, ha vinto l'Oscar alla carriera ad Hollywood e poi anche con un altro film che dopo mi viene anche da consigliare ai nostri ascoltatori che è veramente bello, che è Hateful Eight di Tarantino. Ha Quentin vinto Tarantino. l'Oscar anche con questo film. Poi, come non parlare della sua collaborazione con Sergio Leone, Leone. dove ha creato i fantastici spaghetti western, come hai detto prima te, c'è cioè Per un pugno, Il buono, brutto e cattivo, C'era una volta l'West, Per qualche dollaro in più. Potremmo andare avanti a citarne tantissimi di film a cui ha collaborato. E devo l'altra dire, è sera. Ho sentito stato. No, un'intervista, vai, 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 vai. vai, vai. No, 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 dico, devo No, che ho dire sentito. che lui ha lavorato fino agli ultimi momenti, nel senso che io l'anno scorso ricordo di aver visto a cartellone all'Arena di Verona, se non erro, uno dei suoi concerti 2 anni fa, l'anno scorso a Mantova. Insomma, è stato operativo fino a qualche tempo fa. Perché a lui piaceva portare in giro la musica, la sua musica, e la musica bella, perché veramente c'è da dire che riempiva assolutamente l'arena e tutti i posti dove proponeva i suoi concerti. Sì, sicuramente. Stavo raccontando prima appunto un aneddoto. L'altro giorno ho visto una sua intervista e diceva che più di una volta se è capitato, è successo che alla fine i registi con cui collaborava si fossero lamentati, ma non tanto perché le colonne sonore non erano all'altezza del film, ma per il contrario, perché le colonne sonore erano talmente belle che
sovrastavano il film, quindi uno si ricordava la colonna sonora, però poi del film, della trama, si ricordava molto meno. C'era, raccontava appunto che più di una volta è capitato che avesse mandato al diavolo il regista, l'avesse mollato e detto vabbè, ah, fate la tela con la sonora e se n'era andato. Oggi manderemo poi un brano anche per la nostra playlist preparata assolutamente da Helios, un brano meraviglioso, ma questo lo facciamo dopo. Bene, torniamo a Biblio Boom che dire, sono 26 puntate, vuol dire che abbiamo repliche fino a tutta l'estate, perciò noi lo già iniziamo a raccontare ai nostri radioascoltatori che ultima puntata estiva è l'ultimo giovedì di luglio e poi agosto repliche per poi tornare a settembre. Torniamo a settembre con delle novità che oggi racconteremo anche con la nostra Erika, perché iniziano ad arrivare risultati importanti per la città di Sesto San Giovanni legata alla cultura, alle biblioteche, ma questo fra un po', Helios. Sì, tra un po' Erika ci racconterà tutte le news, le novità che ci stanno da PSP, che bollono, certo. Quindi ci rimangono ancora quante puntate prima dell'estate? Un, due, tre stella. Andiamo a 29. Due, tre puntate, però calcoli. Devo dire che è stata una bella occasione quella di unire due bibliotecari per poter fare questo programma, ma questo programma che comunque è accolto da tantissimi. Oggi abbiamo anche ospiti nazionali e abbiamo dato un giorno di riposo alle nostre colleghe speaker di Londra e di Londra e di Lisbona, perché oggi andremo un po' a valorizzare anche dal nostro punto di vista la possibilità di creare nuovi spazi, e lo faremo con il racconto della nostra amica di Biblioboom, Milena Tancredi, responsabile della biblioteca dei ragazzi di Foggia, che fervono i preparativi per l'inaugurazione della nuova biblioteca, perciò andremo a Foggia. Poi però non dobbiamo dimenticarci di Anna, la nostra super Anna, che anche oggi proporrà in maniera meravigliosa all'Anna, diciamolo così, un consiglio alla lettura legato anche ad un brano musicale, immagino anni 80, perché con Anna abbiamo più o meno lo stesso modo di ascoltare e percepire la musica. E poi ci sarà un'irruzione anche del nostro amico grande collega Stefano dell'Informa Giovani, che ci racconterà anche lui un po' come stanno ricominciando i ragazzi dell'Informa Giovani. Anche lui ci consiglierà uno dei suoi libri particolari, dai, diciamo così. Perciò io direi, quindi, che dici? Mandiamo il primo brano e poi, ragazzi, iniziamo alla grande questa Biblioboom di giovedì 9 luglio. Caparezza con Vieni a ballare in Puglia. Oh, Fra, ma hai visto che collana che sfoggia oggi la nostra Erika? Ma che roba! Veramente una roba pazzesca. Oggi è proprio tribale, nel senso che da dove arriva? Dall'Africa questa collana, meravigliosa. Sì, arriva dall'Africa. Ecco, no, qua. È Erika che è da Nairobi. da Nairobi. Ma poi la vedo tutta bardata perché la nostra Erika è in biblioteca. Oggi che fai? L'accoglienza. Sì. Oggi sono in biblioteca, sì, sto facendo l'accoglienza, perché come sapete qui si entra in biblioteca solo su prenotazione e prima di entrare si misura la Ti sentiamo maluccio, Erika, mannaggia. Brava. Mi sentite? Sì, adesso sì, ti sentiamo perfettamente. E niente, quindi vabbè, questa mattina sono qui, poi pomeriggio farò un po' di pubblico, facciamo le prenotazioni, insomma abbiamo tutto il nostro lavoro di routine da fare.
Allora, lo ricordiamo, Erika, la nostra responsabile Facebook, della pagina Facebook della biblioteca. Vedo che inizi con maniera, sono veramente contento perché inizi anche a sviluppare una meravigliosa, come dire, modo di fare grafica, e lo vediamo con i tuoi post, quelli che pubblichi. Però oggi è uscito un post che mi ha fatto sorridere, mi ha fatto star bene, mi ha fatto ritornare a pensare che la cultura è necessaria e fondamentale, e a Sesto questa cosa la stiamo facendo, perché abbiamo ricevuto che cosa? Un riconoscimento? Abbiamo ricevuto un riconoscimento bellissimo, siamo una del... Erika, spostati, esci dal chiosco, esci giù, via dal chiosco, brava, vai nel lato centrale, brava. Vai a casa, Erika, che lì si sente bene. Mi sentite? Sì, assolutamente sì. Mi sentite? Okay. Sì. Siamo una delle città italiane con città che legge, una delle tantine città, quindi siamo orgogliosissimi di questa cosa. Abbiamo fatto un lavoro bellissimo, soprattutto nel periodo della quarantena, con poesie su Facebook, libri raccontati, con noi alla radio, insomma, voi, insomma, abbiamo fatto propaganda di letture, insomma, siamo stati bravissimi e insomma ci meritiamo questa cosa. È bella, questa siamo felicissimi. È ufficiale, proprio è ufficiale, la Sesto San Giovanni è città che legge, è stato conferito dal Centro per il Libro e la Lettura in collaborazione con ANCI, che è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Sì, siamo veramente felici perché troviamo la cultura in mezzo alla nostra quotidianità, e lo hanno riconosciuti, non noi che magari nelle azioni che ogni volta svolgiamo, nella quotidianità cerchiamo di dire, ma ce l'hanno riconosciuti degli enti importanti rispetto a questa cosa qua. Io per questa cosa qua vorrei dire due cose ai nostri colleghi, a tutti noi, ma soprattutto ai nostri colleghi che in questi anni hanno reso possibile questo riconoscimento, a tutti coloro che con le piccole iniziative, con le grandi iniziative, con i piccoli e grandi strumenti che abbiamo, hanno dato la possibilità a Sesto San Giovanni di candidarsi. Con le piccole e le grandi azioni che tutti i giorni cerchiamo di rivolgere alla nostra città e non solo. Tu hai raccontato di quello che è stato il lockdown, ma anche quello che è stato gli anni precedenti. Perciò grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa cosa per la nostra città. Oggi sono contento di più di essere sestese, lo ero già prima, ma oggi, diciamo, visto che siamo città che legge, un po' di più. Elios ed Erika. Sì, mi hai rubato le parole, quello che volevo dire, volevo dividere, diciamo, questo riconoscimento con tutti i nostri colleghi di tutte e tre le biblioteche, di tutti quelli che hanno lavorato per raggiungere questo premio Sesto città che legge, e quindi sì, dai, diciamocelo, siamo stati bravi. Bene, siamo stati bravi. E io volevo soltanto ricordarvi che se volete leggere e approfondire questa cosa di città che legge, potete salire sulla pagina Facebook della biblioteca, che è Biblioteche Civiche di Sesto San Giovanni. Ovviamente, come al mio solito, mettete il mi piace, iniziate a seguirci, troverete il post di quello che stiamo parlando, troverete il link di approfondimento. Approfondimento sul cos'è la città che legge e sulle associazioni, insomma, su ANCI troverete tutti gli articoli che parlano di che cos'è, cos'è non è,
pazzo. Bellissimo, pazzo. Bellissimo. Però ti posso fare una domanda? Ti posso fare una domanda, Erika? Sì. Ma cosa mangia Dante? Qual è il piatto preferito? Qual è stato il piatto preferito di Dante? Volete saperlo? Assolutamente sì. Sì. Ricerca bellissima. Ho scoperto che il piatto preferito di Dante Alighieri è l'uovo sodo con il sale sopra. E vi spiego il perché. Vai. Praticamente Dante, fuori da casa sua, aveva questo tasso dove lui passava le sue giornate a pensare. Ok? Un giorno passava di lì un signore che gli ha detto: Dante, ma secondo te qual è il piatto, qual è il tuo piatto preferito? È lui, l'uovo. Il signore ha preso e se n'è andato. Ma l'ha fatto perché? Perché tutti dicevano: Dante ha una memoria da elefante. Sapete, no? Quindi l'elefante ha una memoria lunghissima, ti ricorda le cose per anni. Sì. Quindi diceva: anche Dante ha questa memoria incredibile. Allora gli ha fatto questa domanda. Passa un anno e il signore ripassa da lì e trova Dante ancora su questo tasto che pensa e dice: adesso non gli dirò ancora la stessa domanda, anzi sì gli farò la stessa domanda, vediamo se se lo ricorda. Quindi si avvicina a Dante e gli dice: qual è il tuo piatto preferito? E Dante rispose: con il sale. Quindi gli era ricordato che un anno prima, giusto il signore gli aveva fatto la stessa domanda e lui aveva detto l'uovo sodo. E la signora dopo gli ha detto: con il sale. Grande. E dove l'hai trovata sta storia? Grande. Erika, grande. Io finirei così proprio la puntata, neanche sì, l'intervento di questa, Erika, vabbè, puntata, però basta. Anche perché questa è una ricerca che risale al 300, cioè sono anni e anni, secoli, che brava Erika, grande. Perciò ragazzi, per tutte queste perle a cura di Erika, ma anche a cura di tutte dei nostri colleghi della biblioteca, sì, li potete trovare sulla pagina Facebook della biblioteca. Oggi però mi piace la canzone che vuoi consigliare e che ascolteremo subito dopo. Vabbè, normale, ormai ti abbiamo sgamato, Vasco Rossi è il tuo preferito. Non so, sta vita spericolata. Come mai la vita spericolata? Come mai oggi vita spericolata, Erika? Beh, ma perché la mia vita è così, è un po' spericolata. Io mi sveglio la mattina, la vivo così come viene, insomma, sempre sorridente, felice. Quindi, insomma, prendiamo la vita con filosofia, con serenità, con sorriso sempre. Ok, è brava. Allora siamo giunti al termine, noi ti salutiamo, grazie per l'ennesimo tuo contributo fondamentale a Biblioboom e mi raccomando, seguite la pagina Facebook della biblioteca. Ciao. 1983, Vasco Rossi usciva con questa meraviglia, Vita spericolata, e da lì non si è mai più fermato, Elios? Sì, certo. Parlava di, in questa canzone parla di star, di Steve McQueen, ce l'abbiamo anche noi la nostra star, oggi qua, sì. Biblioboom, ce l'abbiamo collegato, anche perché Steve McQueen, il nostro capellone, il nostro grande amico, il collega, colui che condivide con me anche cose radiofoniche, eccolo qua, lo sentite? Signori e signori, la ricordate per il maestro? Certo. Ecco qua Ennio Morricone, il nostro. Non sapete quanto piacere mi fa essere qui con voi. Ma anche no, a noi, il piacere Stefano è nostro. Stefano Lovallo in forma giovine, è perché lui è giovine, in forma giovane, comune di Sesto San Giovanni, ma anche autore e speaker di Logica e Brioche. Ragazzi, mica bau bau.
Esatto, vi ho fischiettato questo pezzo. Vi ricordate che Ennio Morricone, tra le tante cose che ha fatto anche la colonna sonora di Un sacco bello. E qua, che è uno dei pezzi forse più belli in assoluto, boh, personalmente. E quando Verdone l'ha saputo, aveva tutto già pronto per il film, e arrivò Sergio Leone e gli disse: oh, vieni con me, sapete come parlava lui, no? Ci manca qualcosa. E lui dice: ma come ci manca? Abbiamo tutto, abbiamo gli attori, abbiamo la sceneggiatura, abbiamo tutto pronto. No, ci manca il compositore. E quando lui ha scoperto, suonando il campanello, aprendo la porta e vedendo il volto di Ennio Morricone, gli è mancato il fiato e anche le gambe, e ha scoperto che la colonna sonora l'aveva fatta proprio lui. Quindi, sì, grande. Che bello, che bello che c'era questi aneddoti. Man mano che va avanti la trasmissione saltano fuori curiosità, chicche. Bravo, bravo Stefano. Allora, immagino che mi abbiate chiamato per parlare dei giovani. Certo, uno dei massimi esperti a Sesto San Giovanni, nel senso che vivi, convivi, condividi con i giovani, i ragazzi, Spazio Zero, perciò tocca a te. Allora, quindi parlaci un po' di questi giovani post-quarantena, vai. Esatto, allora ho fatto un accurato sondaggio perché ho ascoltato un po' i pareri, ho chiamati un bel po'. Non solo i ragazzi che frequentano il centro, che ovviamente potete immaginare quanta voglia abbiano di riaprire e di ricominciare le attività, che in realtà non si sono mai fermate, perché in questo periodo di quarantena oltretutto ci hanno anche aiutato a sviluppare capacità che non avevamo, perché loro sono nativi digitali e noi siamo dei boomer, quindi parliamo con il viso, parliamo con le mani, spesso da buoni italiani, e le attività quindi sono continuate a e in pentola, che molto probabilmente partirà con qualche iniziativa d'estate che non vi anticipo, ma troverete sulla pagina, perché è in programmazione, è in preparazione, e sulla pagina Instagram del Punto Zero troverete tutto, ma anche sul nostro sito del Comune Portale del Cittadino. Quindi tenetevi sempre, state attenti, perché a breve ci saranno delle novità. Allora, il mio sondaggio è stato ovviamente un periodo difficile. La richiesta di adesso credo sia quella di tornare alle cose, proprio le cose vere, ritorno alle azioni, alla ricostruzione e alle cose concrete. Perché lo stato d'animo sicuramente è stato quello, mi divido in due fasce, diciamo, quelli delle superiori e quelli dell'università. Un in bocca al lupo ai ragazzi dell'università che stanno affrontando la sessione estiva degli esami, e molti di loro sono proprio dentro anche oggi, quindi è nei prossimi giorni. Quindi in bocca al lupo, c'è questa concretezza da parte loro di portare a casa dei risultati, e quindi si sono concentrati molto oltretutto anche sullo studio. Una parentesi particolare sulla maturità, perché sia da parte degli insegnanti che ho sentito e dei giovani, dei ragazzi, è stata, banalmente è stata una maturità unica e particolare, quindi senza gli ultimi mesi, senza la notte prima degli esami, senza tutte queste belle cose che si vivono e che si ricordano. Ne abbiamo parlato tanto della maturità come, diciamo, un rituale quasi vuoto, quasi inutile. In realtà poi quello che ti resta di questo rituale è un po' come quelle passaggi epocali, no? Passaggi di vita. E sono quelle storie che tu racconti perché sono esperienze meravigliose, indimenticabili, e a questo pezzettino di generazione questa cosa mancherà. Sicuramente, e vi confesso che da una parte c'è stata la soddisfazione degli insegnanti, perché nonostante tutto hanno trovato degli studenti comunque preparati, gli esami sono andati bene, e poi una buona dose di commozione proprio nel momento in cui si svolgevano gli esami o nel saluto finale, non solo per i compagni, ma anche per i tanto odiati e amati insegnanti, il cui ruolo paradossalmente in questa frangente è stato vissuto anche molto dal punto di vista umano. Quindi ho visto degli insegnanti con le lacrime agli occhi, devo essere sincero, e dei ragazzi che ho sentito per telefono, poi frate come sono andato al parco, ho fermato la gente quando aveva una certa età che sta a bloccarli, a chiedere: ma scusa, ma tu, ma dimmi. No, e perché ho notato proprio un'emozione nella voce. Scusa, apro e chiudo una parentesi. In Logica e Brioche attendiamo tutti il momento di questa perla, di questo pensiero di Stefano, dove veramente coinvolge attraverso i suoi modi, i suoi occhi di guardare il mondo, tutti. Perciò dico, anche questo tuo modo è eccezionale. Lo fai a Logica e Brioche, ma grazie per averlo portato anche a Biblioboom, no?
Stefano, però a questo punto 30 secondi per dire che cos'è questa trasmissione, come, quando ascoltarla, un po' di pubblicità fatela, dai. Allora, non c'è bisogno perché ormai ne parlano tutti. Anche ieri sera al telegiornale l'ho sentito, infatti, però magari qualcuno non l'ha visto. Ho sentito il buon Enrico, cioè Mentana, ha intenzione di fare una maratona quest'estate, nel caso non accadano fatti eccezionali come l'anno scorso. C'è una maratona Mentana in cui ci saranno un po' tutti, Aldo Grasso, Camurri, insomma, il meglio della cultura, i fratelli a Bagnale. Sì, è partita, questa trasmissione è partita poi in questo periodo, il senso del tempo è un po' vago, è partita credo ad aprile, fine marzo, come un gioco, come una colazione a tre, tra me e Elena, che è l'altra persona portante dell'Informa Giovani, e buon Francesco, che ha supportato con regia, ma non solo con regia, perché abbiamo voluto proprio tirar dentro con i suoi contributi, il suo spirito, il suo humor, la sua energia prorompente, all'interno di una virtuale colazione. Che cosa rappresentava? Rappresentava la mancanza proprio del primo pezzo del lavoro, cioè arrivare, andare al bar, bere un caffè, guardarsi negli occhi un po' stropicciati, un po' chiusi, per iniziare la giornata, e dal momento in cui si dice oh dai che c'è un'altra giornata da affrontare. Per cui pettegolezzi, pensieri, l'oroscopo di Elena, che ha attraversato tutto questo periodo, un oroscopo spiritoso, e poi tanto cercare di dare un po' di simpatia, di leggerezza, soprattutto leggerezza a un periodo che è stato piuttosto pesante. Stefano, scusa, ma i gesti sono sempre gli stessi perché siamo sempre lunghi. Noi sappiamo che oggi hai un bel consiglio alla lettura. Ve lo do al volo, è un consiglio must, James Ellroy, Questa tempesta. James Ellroy è un mito californiano del giallo. Vi dico soltanto, questo titolo si ispira, perché ci tengo moltissimo, alla sonata Reminiscenza di Mettner, che è un compositore che abbandonò l'Unione Sovietica negli anni 20 dopo la rivoluzione, e rappresenta la nostalgia e il passaggio del tempo. Questo volume fa parte della seconda tetralogia di Los Angeles, perché ragazzi, questo scrittore è veramente un uragano, è un egocentrico, è un pazzo, e finirete anche voi dentro la pazzia stessa del romanzo. È il secondo volume, perché per figli è uscito qualche anno fa, ho tempo, fra, perché sto correndo come un pazzo. Vai. Allora ve lo riassumo brevissimamente. Mentre la prima parte era a cavallo con l'inizio dell'attacco di Pearl Harbor e termina tre settimane dopo l'attacco di Pearl Harbor, questo riprende tre settimane dopo Pearl Harbor, nel capodanno del 41, e termina a maggio del 42, con un'America paralizzata e spaventata dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Questa sonata, che è delicatissima, bellissima, vi consiglio di ascoltarla, di trovarla su YouTube, è la sonata Reminiscenza di Mettner, va da contraltare una narrazione veloce, immaginifica, violenta, crudele, con personaggi corrotti. Ricordatevi che James Ellroy non dipinge mai personaggi buoni. Non c'è il vecchio stereotipo dell'investigatore magari crudele, spiccio, ma con dentro un cuore tenero, ma sono tutti veramente cattivi. E questa parte dell'America bianca, anche all'inizio del 1900, dal 1900 al 1940, vi fa anche comprendere qual è un po' il tipo di percorso contraddittorio degli Stati Uniti, che affrontano anche in questo periodo il tema razziale. Attenzione, ci troverete poliziotti corrotti, traffico di droga, prostituzione gestita a volte dai stessi poliziotti, traffico di immigrati clandestini alla frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti, nazisti in America, stalinisti che sembrano nazisti che sono stalinisti, una strana alleanza, insomma intrighi, intrecci, ma come dice James Ellroy, ragazzi, questa è tutto questo è una storia sola, e troverete, chiudo qua con due cose, delle comparse che passeranno di qua di là sotto i vostri occhi, comparse illustri, Orson Welles, Thomas Mann, Kurt Weill, musicisti come Schoenberg e Otto Kempfer, addirittura Bertolt Brecht, jazzisti come Count Basie, Charlie Parker, in una storia di giallo, di polizia, che si innesta nella storia degli Stati Uniti d'America. E per chiudere, lasciarvi ragazzi una cortezza soltanto: non leggetelo prima di andare a letto, non leggetelo assolutamente prima di andare a letto, sarete ossessionati.
Grazie Stefano. Grazie. Io penso che domani, Stefano, avremo un picco di prenotazioni su questo livello. Domani vado a controllare se è stato un grande. Lancia la canzone, dai, lancia che così ci saluti. La canzone è un po' fuori corda rispetto a quella che mettete voi, è un po' in linea con il libro. Cosa vorreste Monopoli dire con quella che mettete voi? È una canzone un po' inquietante, racconta del monopolio della paura, Monopoly of Sorrow dei Suicidal Tendencies. Ciao, vi voglio bene. Ciao, buon lavoro e viva la biblioteca. Network, Sesto Network, va fantastico. Stefano, al solito brioso, brillante, consigli tosti proprio, Elios. Sì, infatti l'avevamo detto, un uragano, si abbatterà un uragano su Biblioboom ed è stato esattamente così. Ora che abbiamo una nostra grande amica e collega, buongiorno Anna, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. E quindi sono contenta di essere, come al solito mi fa piacere essere qua a proporvi un libro per la settimana. Grazie a te. Però prima di partire col libro, Anna, stamattina abbiamo parlato del riconoscimento che abbiamo ricevuto, Sesto Città che Legge. Sì, infatti è un onore, sicuramente un impegno nei confronti della città che sarà nostra cura portare avanti, proponendo appunto delle attività legate a questo importante riconoscimento. Sì, infatti una cosa molto molto positiva per noi. Siamo felici, bravi tutti, bravi chi coordina, bravo chi pensa, bravo chi sviluppa, bravo chi consiglia, bravo chi tiene alto un po' l'attenzione alla cultura a Sesto, perciò veramente i complimenti a tutti. E Anna che è uno di questi pilastri, oggi chissà, sono aspetto con ansia questo momento, perché veramente ho i libri estivi, sono stati gli ultimi quattro che mi ha consigliato Anna, perciò vediamo se riesco a finirne uno e a ricominciarne anche questo qua. Mettetevi comodi che Anna inizia. Allora, ero un po' indeciso se proporre questo libro perché generalmente non propongo dei libri molto nuovi, perché c'è, se lo vogliamo prenotare con la biblioteca, al momento questo libro ha una lista d'attesa, però mi è piaciuto molto e ha una filosofia sotto molto che a me è piaciuta, che si è trovata interessante, quindi volevo proporvelo. Stavolta è giapponese l'autore, scusate, non vi dico l'autore perché è un nome un po' impronunciabile, non vorrei fare delle gaffe, ma il titolo è Finché il caffè è caldo. Chi ha letto libri giapponesi, almeno quelli che ho letto io, sono sempre molto particolari, si capisce che, cioè si percepisce subito che si tratta di una cultura completamente diversa e nuova rispetto a noi. E questo libro parla di un caffè, un locale in cui da oltre 100 anni è possibile viaggiare nel tempo, è possibile la maggior parte delle persone tornano nel passato, però alla fine scopriremo che si può andare anche nel futuro. Pochi lo fanno perché ci sono delle regole molto molto strette. Innanzitutto la durata del viaggio è la durata del caffè che si deve bere prima che si raffreddi, altrimenti si rimane intrappolati nel passato, quindi il tempo è abbastanza risicato. E un'altra importante regola che scoraggia è che anche viaggiare nel passato non permette di modificare il presente, cioè si può incontrare delle persone nel passato ma comunque il presente sarà sempre lo stesso. Un esempio per tutti è una coppia si è separata un giorno al caffè, la donna non ha detto tutto quello che avrebbe voluto dire al compagno con cui si sta lasciando, però il fatto di potergli parlare non cambierà poi il fatto che comunque lui si trasferisca negli Stati Uniti e quindi si debbano lasciare. Però la morale è un po' impegnativa, insomma il pensiero di fondo del libro è che il passato non è tanto importante quanto la nostra visione del presente, perché in realtà il viaggiare nel passato per queste persone
significherà vedere diversamente, con occhi diversi, il presente, saperlo accettare meglio, saperlo vivere meglio e capire che è proprio quello che noi facciamo nel presente che cambia veramente e che abbiamo questa possibilità di farlo, perché nel presente possiamo agire e possiamo modificare, ma soprattutto quello che si ha è un po' un cambiamento del punto di vista, cioè il ritorno del viaggio del passato significa per queste persone poter vedere diversamente il presente e viverlo quindi meglio, perché poi in realtà la sostanza è quella. Quindi mi è sembrato un libro scritto bene, molto accattivante, molto semplice, cioè è un racconto così, poi essendo cioè la storia chiaramente un po' è surreale, quindi va presa un po' in quel senso lì, con questo spirito, chiaramente. Però l'ho trovato molto, molto carino, e quindi per stavolta o aspetterete dopo le vacanze per leggerlo, che esaurisca la lista, o tocca andarlo a comprare. Comunque, in entrambi i casi, è un bel libro. Un bel libro, no, bello, bello. Ma anche, sì. anche sì. Questa scelta, nel senso, un caffè, tu vai indietro nel tempo, puoi tirarti qualche sassolino, puoi scacciare qualche sassolino nella relazione, ma non può cambiare il tuo presente. E da lì il futuro, meraviglioso, anche come idea, come idea di letteratura, fantastico. Ricorda magari qualche, non so, mi viene in mente come modalità alcuni film che avevamo consigliato di Miyazaki, con tutti questi viaggi nel tempo, un po' me lo ricorda. Sì, è vero, perché poi tra l'altro è vero, è giapponese anche lui. Leggo due righe proprio del libro che ti hai consigliato tu, Anna, ieri, che sono andato a vedere l'altra, e dice: quello che conta è il presente che abbiamo tra le mani, quando si può ancora decidere ogni cosa e farla nel modo giusto. La vita, come il caffè, va gustata sorso dopo sorso, cogliendole ogni attimo. Questo era un po' il riassunto di tutto quello. Bello, bello. Sì, infatti. Perché alcune cose che non vengono dette, non vengono capite, a volte perché magari semplicemente per orgoglio, per non so, in quel momento non ci sembra giusto. Invece è proprio l'oggi, il momento in cui dobbiamo tirare fuori le cose che sentiamo, insomma. Ma questo può essere miglioramento. L'altra curiosità che susciti è assolutamente come dire, fantastica, è la canzone che tu leghi più o meno, no? Qual è l'idea che ti ha portato alla scelta di oggi, Anna? Allora, qua, perché sempre qua si scava sempre più negli anni '80, in questo caso nel film. Perché il film Back to the Future, che è una trilogia che negli anni '80 ha avuto un successone incredibile, quindi tra l'altro ancora adesso comunque viene, la rifanno in televisione 100 volte l'anno, quindi diciamo che è ancora uno zoccolo duro di fan, proprio in cui si parla dei viaggi nel tempo. In quel caso, in realtà, nel film viaggiare nel tempo è pericolosissimo, perché basta un piccolo cambiamento e si stravolge tutto, quindi un po' il contrario della filosofia di questo libro. Però chiaramente non mi poteva venire in mente questo film, e la colonna sonora, la canzone principale, è di un altro gruppo, sempre di quel tempo che fu, The You, Lewis and the News, e la canzone è Back in Time. Grazie, Anna, mi sembrava bellissimo adatto. Perciò ciao, andiamo, arrivederci, ciao, grazie, alla prossima, ciao, grazie, ciao. Rientriamo, Sesto Network, Biblio Boom, 11:22, e oggi si festeggia perché, come anticipavamo prima, abbiamo con noi Elios Milena Tancredi, un'amica di Biblio Boom, è venuta a raccontarci nel periodo di lockdown di attività, esperienze tramite i IB, ma adesso abbiamo la nostra Milena, sono felice di questa cosa, perché ci racconterà di un'inaugurazione. Elios, cosa ne pensi tu in questo periodo di inaugurazione di cose nuove, di biblioteche nuove? Adesso vediamo, ci racconterà bene Elios.
Sì, non è una cosa scontata. In questo periodo dove si sente ogni minuto alla televisione, si leggono sui giornali i posti che sono costretti a chiudere, gente che non ce l'ha fatta a superare questo periodo di crisi, il fatto che si riesca comunque ad aprire un qualche cosa di nuovo, soprattutto biblioteche in questo periodo, è una cosa da sottolineare e non è per niente scontata. Infatti, ci fa molto piacere. Infatti, ho insistito perché Milena oggi era oberatissima, visto che il taglio del nastro sarà da qui a qualche momento, da qui a qualche giorno. Oggi era alle prese con le letture, però dico: Milena, no, devi venire a Biblio Boom e raccontarla. Con noi, Milena, buongiorno. È un piacere, stare con voi. Sì, io sono qui perché sono qui, ho appena terminato una lettura con bambini, perché la biblioteca per ragazzi di Foggia, della Magna Capitana, non si è mai fermata come tante biblioteche in Italia, e voi sapete, perché vi ho parlato anche nella veste di AIB e delle 820 biblioteche di Associazione Italiana Bibliotecarie che hanno letto durante il lockdown grazie al progetto AIBA e Segreteria Nati per Leggere. Bene, noi non ci siamo mai fermati, ora siamo in presenza, qui sono in un bel parco, non posso farvi vedere, ma è veramente una struttura molto bella di Foggia che si chiama Parco Città. La biblioteca è in rete con tutta la filiera che si muove intorno alla promozione del libro ed è nel territorio. Questo era un posto che era devastato, che abbiamo recuperato con un'associazione, con dei fondi. Adesso era tra l'altro un posto anche che è frequentato non bene, per cui recuperato anche alla malavita. E adesso è il fiore all'occhiello di Foggia, ci sono centinaia, migliaia di incontri, dai bambini agli anziani. Questa è la biblioteca ed è con questa realtà che la biblioteca La Magna Capitana riapre, perché è già radicata nel suo territorio ormai da tanti anni. La biblioteca di Foggia esiste da parecchio, infatti abbiamo festeggiato i 40 anni, potevamo festeggiare i 150, insomma, comunque la biblioteca La Magna Capitana è veramente in una nuova veste ed è veramente bella adesso. Siamo felicissimi perché abbiamo avuto un restyling di tutto, degli spazi, dei mobili, grazie a un progetto regionale. Questa è una bella risposta alla riapertura, perché si riapre ma c'è chi apre il nuovo, e questo nuovo ha bisogno di progettualità, Milena, vero? Da quanto tempo lavorate su questo progetto? Allora, la differenza tra chi apre con bibliotecari e chi apre senza bibliotecari è evidente. Noi come commissione, come AIB, abbiamo anche costituito una commissione proprio per la progettazione delle biblioteche, dove ci sono nomi importantissimi che, insomma, come Marco Muscogiuri per esempio, che lavorano per le progettazioni. Aprire una biblioteca è necessario farlo in team con i bibliotecari, perché ogni cosa che si appoggia, è caso di dire, in biblioteca, che si sistema, dai mobili ai libri, seguono delle linee guida IFLA internazionali, dai servizi agli spazi. Per cui La Magna Capitana, che ha usufruito grazie alla Regione Puglia, infatti il governatore Emiliano, lo faremo in streaming, sarà una conferenza stampa, perché comunque per il Covid, per le misure del Covid sarà questo, ma ci saranno tutti i partner importanti, in primis la Regione, perché la Regione in Puglia ha investito 120 milioni di euro per le biblioteche. E le biblioteche adesso sono le biblioteche che devono essere quelle che nel territorio diventano luogo di comunità, luogo di aggregazione, un luogo bello dove andare e stare. La nostra biblioteca ha ampliato questi servizi, li ha resi ancora più, come dire, d'impatto, per cui, essendo noi già una realtà molto consolidata, per esempio l'ambasciata americana è venuta a farci visita e ha pensato di donarci molti strumenti digitali, per cui avremo dei visori tridimensionali per i ragazzi, avremo un proiettore che
proietta per terra, per cui i bambini si potranno mettere intorno al monitor e potremo fare alfabetizzazione all'uso competente del digitale. Avremo la robotica, avremo i Fab Lab, quindi bello. Lì ci sono le biblioteche che già hanno i bibliotecari che fanno funzionare i servizi. Veramente questa Community Library è stato un dono, perché abbiamo ampliato i servizi e li stiamo facendo diventare sempre più adeguati agli utenti. Okay. Per cui è veramente tutta la biblioteca, tutta la biblioteca è veramente bella. Vi invito a venire, ecco, non so dirvi altro, sono così contenta che non so dirvi altro. No, ma no, Milena, ma la cosa che mi piace del tuo modo di essere e di fare, però io conosco te, immagino tu, il tuo team, il team per cui tu lavori, sì. È che ogni cosa che fate, anche innovativa, la mettete a disposizione di tutti, perciò potrebbe essere questo uno strumento di formazione per eventuali novità nelle altre biblioteche. Io questa l'ho sempre apprezzata da te, perché sei sempre stata, come dire, sei stata una portatrice di innovazioni, ma non te le sei tenute per te, ma le hai rese pubbliche sempre, e anche oggi con l'inaugurazione, ma soprattutto il lunedì, nuovo... alle 11:30 avremo il governatore Emiliano, avremo l'ambasciata americana, avremo esponenti politici che ci hanno Raffaele Montese, che per esempio è un altro delegato della regione, che però è foggiano e che veramente ci ha seguiti. Insomma, avremo tutti quelli che adesso non li cito tutto per non dimenticare nessuno, però sono contenta che ci sarà anche l'AIB, ci sarà la presidente dell'AIB Puglia, perché questo progetto è per la Puglia importantissimo. L'assessore Loredana Capone è andato in giro in lungo e largo per la Puglia, Patruno, che è il nostro dirigente, a promuoverlo. Adesso però bisogna che queste belle realtà, perché sono biblioteche veramente belle che adesso abbiamo in Puglia, innovative, belle, abbiano bibliotecari formati, perché la biblioteca la fa il bibliotecario. Se non c'è il bibliotecario formato, sono bei luoghi, ma non sono biblioteche. Perché le biblioteche devono essere utilizzate in primis per fare information literacy, per alfabetizzare all'uso competente dei cataloghi, per cercare di colmare quel gap che c'è della lettura e cercare di rendere tutti liberi attraverso quello che fa la biblioteca, cioè dare strumenti per adeguate informazioni. Per cui un bibliotecario formato sa come farlo, sa come entrare in rete, sa come far sì che la biblioteca diventi il punto nevralgico di tutte le azioni di promozione. Noi, per esempio, al di là della promozione della lettura, doveva partecipare anche la direttrice della biblioteca, la Berardi, ma immagino che sarà presa dalle 10.000 cose che ci sono da fare per l'inaugurazione. Comunque porto un saluto anche da parte sua. Io sono la responsabile della biblioteca dei ragazzi, oltre alla veste per cui mi avete intervistata nell'altra intervista. Per oggi sono qui come responsabile della biblioteca dei ragazzi di Foggia, che è una biblioteca storica che è nata nel 1974 e che io ho avuto la fortuna di avere vicino casa. Scendevo da casa e ci andavo a piedi e mi caricavo di libri come Matilde di Roald Dahl, dico sempre ai bambini. Però mio padre non era come il papà di Matilde. Allora questa opportunità di avere la biblioteca a due passi da casa, che poi è diventata la biblioteca dove io lavoro e io ora sono la responsabile di quel settore, è stata per me una mission, cioè fare in modo che tutti abbiano le stesse opportunità. Bello. La biblioteca va in giro e lavoriamo anche nei quartieri difficili di Foggia. Oltre al parco abbiamo aperto una biblioteca BiblioCep, per cui la biblioteca è centrale,
ma è anche periferica. Questa per Biblioboom è una bella storia da raccontare, l'inaugurazione, ma tutte queste parole meravigliose, e sono convinto anch'io che la formazione del bibliotecario fa una biblioteca nuova, una biblioteca diversa, una biblioteca migliore. Io ci credo, anche perché essendo anche io e Elios bibliotecari passiamo la maggior parte del tempo a formarci, autoformarci però, e a cercare esperienze come la tua. Io a Foggia sarei fattissimo, ma io ti do già una data: entro fine agosto passerò da te a visitare questa meravigliosa biblioteca. Perciò Elios, noi ti ringraziamo, e volevo sottolineare solo una cosa che hai detto in questa chiacchierata: la biblioteca proprio come punto di incontro, come un luogo in cui non ci sono solo libri, ma ci sono tante altre cose, e che possa diventare appunto per i ragazzi, ma anche per gli adulti, un punto dove incontrarsi e crescere insieme. Questo è quello la nostra biblioteca parte dai piccolissimi, perché io sono responsabile della biblioteca dei ragazzi, ma dai piccolissimi con Nati per Leggere, abbiamo ovviamente fin su gli adulti, gli anziani, e facciamo anche un progetto bellissimo con gli anziani: raccontami una storia, ci sono le colleghe che vanno nei centri degli anziani, insomma. Cerchiamo di tenere dentro tutte le fasce di età. Devo dire, mi dite voi quando poi devo tacere, dobbiamo chiudere. Ok, allora vi dico questo e chiudiamo e mi taccio. La Biblioteca La Magna Capitana, durante il periodo di lockdown, non si è mai fermata, per cui tutti i progetti che erano in presenza, dai gruppi di lettura agli incontri con i bambini agli incontri con gli anziani, giornate sull'autismo, tutto quello che dovevamo celebrare a distanza l'abbiamo fatto online, e ora iniziamo in presenza. Il pomeriggio ci sarà Sergio Guastini per pochi bambini, però va bene così. Ho letto, perciò rifacciamoci a questo meraviglioso programma. Se siete in zona a Foggia e volete aderire e partecipare alla, immagino che bisogna prenotare, però se vi dopo questo periodo passate, perché abbiamo una nuova biblioteca in Italia all'avanguardia, e questa grazie a chi, come diceva Milena, ci mette la testa, progetta e si mette in gruppo per poter trovare soluzioni giuste, sia a livello territoriale che a livello di quelle che sono le linee guida che abbiamo noi bibliotecari, IFLA, e come diceva prima. È sempre un piacere, Milena, perciò se, come al solito, ti capita di passare dalle nostre zone, noi sappiamo che ti accogliamo a braccia aperte. Noi l'impegno è di venire da te a visitare questa meravigliosa innovazione in Italia. Ci conto. Ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao Milena! Ciao, grazie. Buon proseguimento. Ciao. Grazie. Con le note di Oasis oggi possiamo chiudere questa puntata, Elios? Sì, oggi. Oh, sai che oggi, devo essere sincero, mi sono divertito un sacco. Anche altre volte, ma oggi in modo particolare mi è piaciuta. Beh, quando si parla di biblioteca, di bibliotecari, di progettazioni, di libri, di consigli, di novità, abbiamo avuto il riconoscimento di Città che Legge. Oggi siamo euforici, siamo gasatissimi, Elios. Sì, hai proprio ragione, Fra. Allora, è arrivato il momento di fare un po' la carrellata di tutto quello che ci viene da proporre. Allora, abbiamo aperto con un omaggio a Morricone, quindi fatevi un giro sulla biblioteca, sul catalogo della biblioteca web OPAC, e scaricatevi
prenotate un CD con le colonne sonore oppure un film dove in cui ha scritto la colonna sonora Ennio Morricone. A me viene da consigliarvi un film che è quello con cui ha vinto l'Oscar, che è Hateful Eight di Tarantino, un gran bel film. Poi il nostro amico Stefano, Questa tempesta di James Ellroy. Andiamo avanti, Anna, Finché il caffè è caldo di Kawaguchi. Spero di averlo detto giusto, non si offenderà nessuno, spero. E basta, siamo arrivati alla fine, li ho detti tutti. E adesso chiudiamo in un modo un po' particolare. Abbiamo aperto con Ennio Morricone e volevamo anche chiudere con lui, con una colonna sonora di uno dei film indimenticabili. Anche in questo caso, non so dirti se è più bello il film o la colonna sonora. No, sicuramente la colonna sonora è un capolavoro. Spettacolare. Quindi il film di cui stiamo parlando è Mission, e la colonna sonora è quella che vi facciamo ascoltare adesso. Francesco, è stato un piacere. È stato bello, è stato un piacere. Una settimana intensa nell'organizzazione di questa puntata. Ci siamo riusciti, abbiamo portato a casa. Andrà in replica domani. Perciò, chi vuole riascoltarla, domani venerdì potrà riascoltarla dalle 10:30. Grazie, Elios. È sempre bello. Ciao, ciao, Francesco.